Dobrodošli u zgradu grada. Ja vas pozdravljam u ime lokalne samouprave i resora za socijalnu politiku. Imam zadovoljstvo da vam kažem da su danas, sutra i u subotu gosti grada, naši prijatelji iz grada Reggio Emilia iz Italije i predstavnici organizacije Regional Mondo, organizacija koja inače prati rad lokalne samouprave u Reggio. Kao što smo vam najavili, današnji cilj je da vam naši partneri iz Italije predstave. Come abbiamo già detto, il nostro scopo per oggi è che i nostri partner d'Italia presentano razvijene usluge u oblasti socijalne politike namenjene mladima, sviluppate nel politica sociale che centri con i giovani, takozvane jet klubove, così chiamate jet club, i naravno da prenesu svoje iskustva u samoj organizaciji. E certo di farvi rappresentare le loro esperienze che c'entrano con la politica sociale. Pošto Kragujevac odnedavno ima svoj centar za mlade koji je nastao na osnovu lokalnog akcijnog plana za decu. Da poke tempo, il suo centro per i giovani. I koji je zaista jedan pionirski pokušaj da se u gradu uspostavi jedna takva institucija. E che possiamo dire che questo centro è il primo qui, è una possibilità di cominciare qualcosa di nuovo qui. Smatrali smo da je jako važno da započnemo ovu vrstu razmene iskustava. Abbiamo pensato che è molto importante per noi di cominciare questa specie delle esperienze. Da vidimo kako to funkcioniše u jednom razvijenom gradu, u jednoj razvijenoj zemlji, u uslovima gde u svakom kvartu postoje centri za mlade. Di vedere come tutto questo funziona in una città che è molto sviluppata e dove in ogni parte della città ha da naravno predstavimo naše kapacitete. E volevamo anche presentare le nostre capacità. Iskreno očekujem da je ovo samo početak. Danas sa nama i vaši vršnjaci koji će vam preneti svoje iskustva. E proprio per questo oggi sono con noi i vostri coetanei che possono parlare delle sue esperienze. I naravno zaista očekujem da u naredne dva dana uspostavite bližu saradnju i da naravno uspostavite prijateljstvo.
Spero che in questi seguenti due giorni potete fare una collaborazione o un'amicizia. Naravno, ova misija se ne tiče samo programma za mlade. Allora, questa missione non c'entra solo con il programma per i giovani. Mi ćemo imati neke druge aktivnosti koje se ne tiču direktno ove grupacije. Ma abbiamo anche l'altra attività. Pre svega, naši prijatelji su ovde, žele da nam pomognu da uredimo i adaptiramo jedan od najneurednijih objekata u našem gradu, obiđu u čini mi se kako bi rešlo prije u mesecu. E tutto questo che facciamo in questi giorni sarà anche presentato nella mostra delle fotografie a Reggio Emilia nell'aprile dell'anno seguente. Današnja prezentacija je zamišljena tako da nam ljudi iz Ređa najpre daju prikaz onoga što rade u svom gradu. Allora, la presentazione di oggi facciamo così. Gli amici di Reggio possono dare una rappresentazione di tutto questo che fanno. A da onda naravno vi postavljate pitanja i da vodimo razgovorimo određene teme. E voi potete fare qualche domanda e possiamo fare una discussione. Ja ću samo ukratko da našim prijateljima predstavim, ne pojedinačno, ali da kažem da su ovde predstavnici Centra za socijalni rad. Io dirò che qui sono le persone responsabili che sono rappresentate del centro del lavoro sociale. Coordinator team. Reggio Emilia. Che sta coordinando e tenendo un po' le fila di questi progetti di collaborazione. I ova agenzia sta pro coordinare svim projektima koje grad Reggio Emilia ima. Tra i nostri operatori e i vostri operatori. Znači u ovom konkretnom slučaju između naših i vaših radnika. Con me ci sono Pierino Nasuti. Tanto sotto cose i Caterina Lusuardi. Pierino Nasuti e Caterina Lusuardi. Che sono gli ideatori dei gruppi educativi territoriali. Cosi zapravo tvorci ghetta, to je territorialnih edukativnih grupa. Che si presenteranno fra poco. Cosi se kasnije predstaviti. Poi ci sono quattro giovani rappresentanti di un'esperienza di Reggio che si chiama La Gabella. Također tu i četiri mladi, inače predstavnici Centra za mladi iz Reggio Emilia, koji se zove Gabella. E sono Gianluca Grassi. I to su Gianluca Grassi. Federica Ferretti. Federica Ferretti. Paola Lasagni. Paola Lasagni. E Andrea Bassi. E Andrea Bassi. Che è anche un cameraman. Quello è također cameraman. Con noi gli aiuti. Con la tecnica associazione che si zove Planina Pomoci. Che ha lavorato moltissimo con la Serbia, in particolare con Kragujevac. Con il dosto sergivo sa Serbium, a pogotto sa grado Kragujevac. E poi dietro con la macchina fotografica c'è Piero Bruno. Također tu è Piero Bruno, fotografo. Ok. Ti do il microfono. Basta il microfono. C'è uno. Che abbiamo chiamato non solo arredamento. Sta a indicare che il nostro intervento sulle strutture, sugli spazi, non è soltanto un intervento sul luogo dove i bambini si trovano fisicamente a lavorare, ma è un intervento su un terzo soggetto, cioè consideriamo educatori, bambini e ambiente, quindi le strutture di gioco e di accoglienza per i bambini come un terzo elemento, insomma, di questa periodo. Znači, rekli smo da je ovaj projekat namenjen edukatorima i deci iz okolišta. Međutim, nećemo se zadržavati samo na njima. Mislimo da je veoma bitan i ambijent u kome rade edukatori i u kome deca borave. Sulla base del principio che un certo tipo di spazio, con alcune strutture dentro, favorisce progetti di gioco, apprendimento e arricchimento della vita dei bambini. Tako da mislimo što je lepši prostor, deca će imati više želje da se igraju, da uče i da stiču znanje. In più c'è un'attenzione particolare. Također postoji i naša posebna namera da la costruzione di strutture che favoriscano l'integrazione dei bambini disabili. Da olakšamo i integraciju dece ometene u razvoju. Il progetto si articola quattro fasi. Projekat će imati četiri faze. La prima fase che svolgeremo durante questi tre giorni. Prva faza koju ćemo lo stato attuale. Ima za cilj konstruisanje trenutnog stanja. Le condizioni in cui è l'asilo oggi. I uslova u kojima se obdanište danas nalazi. In particolare vorremmo capire quanti bambini ci sono. La prossima missione che sarà a gennaio dell'anno prossimo.
Sledeća misija koja će biti januara sledeće godine vedrà alcuni educatori di Reggio Cildre. Obuhvatit će neke edukatore Reggio Cildrena qui a Kragujevac, koji će doći u Kragujevac per definire insieme agli educatori dell'asilo, kako bi zajedno sa edukatorima iz obdaništa definisali le linee guida per la ristrutturazione. I naravno sve se to menja od teritorije do teritorije. Questo è importante perché il progetto to je bitno zato što je projekat vive e si alimenta su questa alleanza. Zato što projekat zapravo živi na ovom savezništvu. Quindi ho chiarito qual è il nostro punto di vista su questi tre, perché si chiama GET, gruppi educativi territoriali. Nadam se sam malo uspio da razjasnim zbog čega se zovu teritorijalne edukativne grupe. Questo progetto a Reggio Emilia è nato da una alleanza. Ovaj projekat u Reggio Emilia è rođen iz saveza. Ed è una condivisione di obiettivi. I predstavio podelu ciljeva. Che abbiamo realizzato inizialmente 19 anni fa. È nato. Cosa abbiamo realizzato pre 19 godina? In un unico quartiere di Reggio. U jednom jedinom delu Reggio. Attualmente, dopo 19 anni, abbiamo a Reggio Emilia 13 centri educativi pomeridiani. Znači, počeli smo sve pre 19 godina sa jednim centrom, danas u Reggio Emilia imamo 13 centara ovakve vrste. Na svim teritorijama, znači svi delu grada. Questo lo dico perché ci vuole molta pazienza. Se vam govorim zato što je potrebno dosta strpljenja. Ci vuole molta tenacia, dosta topline sa vaše strane, nel perseguire la realizzazione di interventi educativi rivolti a adolescenti koji se tiču adolescenata i mladih.
погляд на некие от регионы, которые имамо. Vuol dire tutto questo materiale qua lo lasciamo, lo consegniamo qui, sia il materiale video che il materiale dei singoli laboratori. Želo bi da napomenem i to da ćemo sva dokumente i sva metodologije che sono state applicate. Bilo pisano materijalu o radionicama i da su navedene sve metodologije koje smo koristili za te radionice. Da quanto abbiamo visto? Iz onoga što smo videli. Che è, come dicevo prima, che è importante è condividere l'idea di bambino perché la fase iniziale del progetto comincia con la fase dell'accoglienza, che è fondamentale per un progetto che ha queste caratteristiche. Kao što sam rekao malo pre, početna faza è najbitnija. Tre dan ili dva, već može trebati mesec dana, dva ili više. Nel quale gli educatori tokom kojih edukatori da tutte le informazioni che hanno raccolto in diversi contesti sulla storia del ragazzino o della ragazzina tokom kojih edukatori koji su prikupili dosta informacije, znači tokom svih ovih godina od jednog do drugog deteta koji znaju dosta priča o mnogo dece hanno la possibilità di fare un'osservazione in situazione imaju mogućnosti da u konkretnoj situaciji vide per farsi un suo punto di vista, znači sa svoje tačke gledišta, e soprattutto per costruire insieme al ragazzino e alla ragazzina sve to kako bi zajedno sa dečakom ili devojčicom izgradili sia la costruzione delle regole di convivenza bilo pravila zajedničkog življenja che non è un aspetto secondario di un progetto come questo. Što nije sekundarni aspekt jednog projekta kao što je ovaj. Cioè chiedere a un ragazzino o ragazzina di costruire quali sono le regole per stare dentro un centro. A to su zapravo tražite neko dečak ili devojčice da odrede koje su to pravila da se boravi u jednom centru kao što je ovaj. Condividerle, verificarle, è un aspetto di rispetto nei confronti di quel ragazzino o ragazzina che in altri contesti non ha ricevuto. Zapravo na taj način se pokazuje, to jest ukazuje poštovanje tog dečaka ili devojčici koji možda nisu uspeli da dobili na jednom drugom mestu. U nostro progetto vengono ragazzini che cumulano situazioni di difficoltà sia di tipo scolastico che familiare che sociale. Ali iskustvo nam govore sledeće, s obzirom da u našim grupama ima dece koji imaju dosta problemi, koji nalaze na poteškoće, bilo u porodici, bilo u školi. È fondamentale che l'educatore costruisca un rapporto individualizzato e di piccolo gruppo. Veoma je bitno, zbog toga da edukator izgradi odnos u maloj grupi i individualizovan. To je što bliže deci. Però questo l'abbiamo fatto gradualmente. Baš zbog toga je došlo do ovog odnosa, 1:6. Man mano che abbiamo trovato le risorse, che sono un aspetto non secondario in un progetto come questo. Ali veoma bitno je to što smo naše sredstva i možemo da reći da ni to nije sekundarni aspekt kada je pitanje projekat kao što je ovaj. Adesso, oggi, tutto il sistema di questi interventi danas čitav sistem ovakvih intervencija ha questo tipo di rapporto. Ima takvu vrstu odnosa. E questo fa anche la qualità di un progetto. I to zapravo čini i kvalitet projekta. Questo però è molto difficile. Međutim, se ovo je veoma teško. Da far capire, diciamo, da far capire perché è un progetto che in questo modo, rispetto alla prima progettazione, cambiano i costi. Da bi se razumelo zašto projekat u odnosu na prvu prezentaciju menja troškove i cene. Però, con finanziamenti che abbiamo ricevuto dai ministeri, dalla regione, finanziamento che abbiamo dobili od ministarstva, od regije, e dal nostro comune, i od naše opštine, e soprattutto per la forte alleanza che abbiamo costruito nella città, i pre svega zbog savezništva o kojem sam već govorio koje smo stvorili u gradu, siamo riusciti ad ottenere un progetto con queste caratteristiche. Uspeli smo, znači, da dođemo do projekta sa ovakvim karakteristikama. Quindi non spaventiamoci, perché si può fare. Znači, bez straha može ovako nešto se napravi, izvede. Con molta gradualità. Naravno, postepeno.
tenendo presente quelli che sono i contesti di realtà in cui costruiamo questo progetto. Naravno, prije svega vidjeti koji su sve to konteksti u kome želimo da realizujemo jedan projekat kao što je ovaj. Perché per poterlo realizzare e farlo continuare. Jer da bismo mogli da realizujemo ovakav projekat i da ga nastavimo. È molto importante l'alleanza fra comune, associazioni. Veoma je bitna veza između opštine, asocijacije. Famiglie. Porodica. Le scuole che sono fondamentali. Scuole che sono osnovne za ovakav projekat. Senza questo patto educativo, educativo diventa, diciamo che diventa più difficile. Mnogo je teže. Però è una costruzione che si fa lentamente. Ali znači to je konstrukcija do koje se to je konstrukcija do koje se polako dolazi. Richiede molta pazienza e ascolto. Zato što je potrebno dosta strpljenja, pažnje i pre svega treba slušati. Ma senza perdere la bussola entro la quale noi vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Ali naravno ne treba izgubiti ni kompas kojim želimo da dođemo do naših ciljeva. Se ci saranno poi altri momenti entreremo più nel merito dopo. Io sono Federica e vi racconterò un po' la storia di questo progetto. Federica, immagino govoriti o questo progetto, insomma, è un progetto nuovo per la città di Reggio Emilia e anche per le associazioni che stanno collaborando col comune. Intanto perché Gabella? Gabella è il nome del progetto e, come si è detto prima, è un luogo fisico della città, poi si vedrà anche la foto. Ce n'è anche questa antica carina. Nel maggio del 2005 l'assessore alla scuola giovani e università ha un tavolo di lavoro per iniziare a... Znači, u maju 2005. Godine odeljenje Univerziteta škole za mlade je organizovalo okrugli sto sa različitim asocijacijama sa ove teritorije. Le asociazioni erano diverse e alla fine hanno aderito a questo progetto, insomma, su richiesta del comune. Znači, na zahtev opštine Reggio Emilia oni su došli i šest tih asocijacija se dogovorilo da pokrene projekat. E sono associazioni che lavorano con i giovani, ma si occupano di associazioni di volontariato. Znači, volontarske organizacije kulturne i tako i kulturali anche. Chiamata appunto La Gabella, che collabora direttamente col comune di Reggio Emilia. Koja se upravo zove Gabella i koja direktno sarađuje sa opštinom Reggio Emilia. Insieme al comune sono stati acquistati gli arredi per il luogo e si è cominciato a lavorare per costituire appunto. Abusivi. Ho fatto un progetto con l'Europa, non la tua città. Ho sbagliato a...
poi il movimento è il primo po' diciamo che rappresenta l'intervento della fine del secolo scorso, ma per questo fatto di questione autonoma da parte di gioco di mercato. Sì, lui mi sembra importante. Piacere. Ciao. In quanti siete? Allora andiamo in altro ufficio, qui non c'è spazio. Sono l'ultimo. Piacere, comunque non abbiamo tante sedie. Venite per vedere, non c'è tanto da vedere, però guardate i vostri concittadini che vengono qui ad aiutare le famiglie. Per questo motivo io non smetto, solo che non mi aiuta tanto. Allora, siamo qua in una delegazione. No, stamattina abbiamo fatto l'incontro con l'assessore, oggi pomeriggio c'è tutta la sequenza perché adesso la palla. C'è tutto il programma. Anche domani e anche questo il sabato. E come mai non siete stati alla manifestazione di 21 ottobre? Non vi hanno invitato? Hanno dimenticato? No, cosa è successo? Ah sì? E volevo sapere perché sono rimasta meravigliata. Ma nessuno è venuto. Molto forte. Pioveva. Non c'era bisogno, no? Brillava il sole per la prima volta da quando io sono qui a Kragujevac, dopo 25 anni, per la prima volta non è piovuto ed è stata una manifestazione molto interessante, molto forte. Sì. Niente, allora andiamo all'ufficio del segretario, perché lì anche c'è un po'. Vabbè, c'è anche la cosa che deve. No. Sì, normale. Sono primi bombardati, la centrale termica che faceva parte del gruppo Zastava. Così tutta la città era senza riscaldamento nel 99. Io non conosco dove qui, non lo so. E abbiamo distribuito. Si può guardare anche così, reparto della fabbrica automobili. Non avete una copia di queste cose? Abbiamo tutto dato agli amici italiani, non sono più rimaste. Tante foto c'erano, ecco qui ce per esempio. Una ce l'ho io che l'abbiamo fatta. Sì. Forse poi, alcune di queste. Sì. Poi non le abbiamo più rifatte. Forse una sì.
Ma non è freccia. Ma non è subito di come ne sono così vai. Perché no? Lo stavo criticando perché non è pulito questa foto. Continuo a brontolare. Come niente? Vida. Ovo come li žena. Meni. Meni žena ne gunđa. Čim mi žena gunđa, ja promenim ženu onda. Ono drugu ženu. Cessi tutto il progetto che mi stava nel cuore. Tutti questi aiuti, tutte quelle cose che gestisco. E Bojana io non la conoscevo. Poi sua madre è venuta qui e ha chiesto un aiuto da me praticamente perché voleva che Bojana faccia la prassi. Così io l'ho chiamata per darmi una mano. Così è andata lei un po' in giro, così l'hanno conosciuta, ha imparato un po' meglio italiano e poi l'hanno assunta al comune. Così siamo riusciti, mi portavano all'ospedale da tradurre, coordinavo tutto. Sì. Per cui nessuno ha cessato gli aiuti, l'attività solo voi di Reggio, devo dirlo, perché ma anche prima della mia malattia. L'unico gruppo che non funziona più è il tuo gruppo, tutti gli altri io vengo ancora qua col tutti capo. Altri continuano ancora e dopo 7 anni, che è una cosa, perché lo facciamo in modo corretto, trasparente ed è molto importante, solo così. Che attività fate quindi? Ja sad da ne prevodim i vama, vi pretpostavljate šta im pričam. Da, razumem. Allora, a parte attività sindacali, questo è un altro discorso, segretario generale, diciamo a livello di tutto l'ex gruppo Zastava del nostro sindacato che è maggioritario. È stato prima maggioritario, quando dico prima, penso prima del cambiamento al governo. È rimasto ancora maggioritario sia nella Zastava che a livello di tutto il paese diminuito. Anche e poi nel 99, quando fu bombardata la Zastava, qui sono durante i bombardamenti, diciamo, noi lavoratori della Zastava avevamo organizzato prima da soli, al modo spontaneo, poi anche col sindacato, la protezione dei reparti dai bombardamenti, e questa attività l'abbiamo chiamata scudi umani, cioè stavamo qui 24 ore durante i bombardamenti abbiamo chiamato tutte le televisioni di tutti i paesi della NATO e altri, RAI, CNN e tutti altri, BBC e altri. Abbiamo dato le coordinate geografiche precise della Zastava. Abbiamo detto noi siamo qui. Perché così abbiamo pensato che con il rischio di uccidere 30.000 lavoratori la Zastava non sarebbe stata bombardata. Però ciò nonostante abbiano bombardato la Zastava il giorno della Pasqua ortodossa, 13 aprile del 99, poi un'altra volta dopo un paio di giorni, e sono stati distrutti i reparti, cioè noi le chiamavamo fabbriche più importanti dell'ex gruppo Zastava, che erano Zastava Automobili, Centrale Termica, Reparto Utensili, Zastava Iveco, Zastava Fucina e altri reparti più piccoli. Terzo. Quindi quanti? Centro elaborazione dati che asserviva dal punto di vista informatico non solo il gruppo Zastava ma tutta la regione di Sumadia. Era raso al suolo con tutti i computer di ultima generazione. Quante bombe si sanno più o meno? Sono i dati che dei quali non si parla, questo è un altro discorso, la sostanza che c'era nelle bombe, nei missili. Io so che in Italia, presso l'Istituto di Sanità, si parla molto, anche nel Parlamento italiano, dei soldati che erano nel Kosovo e che stanno morendo.
mi hanno contattato, però non sono le cose per ora per essere pubblicate. Su, non solo sull'uranio impoverito, ma anche su nanoparticelle che sono ancora più pericolose. Ufficialmente è stato pubblicato più volte che nel Kosovo sono state buttate le bombe all'uranio impoverito, per il resto della Serbia non viene detto, però noi dati statistici non si pubblicano. La statistica centralizzata per noi, popolo comune, non esiste. Cioè, io non so se esiste o no, o non la vogliono pubblicare, ma noi tutti sappiamo e vediamo quanta gente sta morendo tutti i giorni. Però questa è un'altra politica della quale potrei parlare ancora molto. Possono fare due domande? Tutte. Allora, volevo dire, sì, non so dove mi sono fermato. Rispetto, vabbè, torno un attimo indietro, rispetto agli studi umanitari, no? Mm-hmm. Allora, da noi nelle nostre televisioni comunque mediamente si diceva che il governo di Milosevic vi costringeva a fare studi umanitari per difendere degli obiettivi strategici per la guerra, no? Cioè questo era il messaggio che passava. Uno dei messaggi che passava. Quello maggioritario, sì. Cioè nel senso c'erano anche altri organi di informazione, però sono organi di informazione che in Italia hanno un impatto rispetto a una popolazione che ha un certo tipo di opinione politica, ma anche di livello culturale, no? Però per la gente comune, diciamo, questo era il messaggio. Poi dopo, cioè rispetto a questo, mi piacerebbe sapere appunto come sono venuti questi studi umanitari. Un'altra cosa invece era sulle nanoparticelle, sono stati due dottori di Modena, no? Che è la città proprio vicino alla nostra, che sono stati i primi a fare questa ricerca sull'uranio impoverito e sull'effetto delle nanoparticelle sui tumori e sulle malattie di questo genere. E da noi ci sono molti politici che stanno cercando praticamente di mettere un po' da parte questi due dottori per la faccenda degli inceneritori che producono queste sostanze tumorali. Quindi voi parlate anche voi di nanoparticelle, di effetti? No. Per quanto riguarda nanoparticelle, la gente qui non ne sa niente. Cioè la gente comune. Gli esperti io non lo posso dire quanto ne parlano e quanto ne sanno. Questo lo so io perché, tra le virgolette, sono privilegiata. Privilegiata perché posso leggere i dati pubblicati in Italia, in italiano, però una persona comune, se la chiedete, non saprà dirvi niente. Non si sa, non si parla, c'è un muro di silenzio. Però se uno riflette e vede alla televisione, per esempio locale di Kragujevac, c'è un dato che, per esempio, reparto oncologia a Kragujevac è stato raddoppiato con le capacità, e reparto neonatologia è stato diminuito alla metà, già questo ti dice qualcosa. Se c'è il bisogno di aumentare il reparto nel centro ospedaliero per i malati dei tumori, è già chiaro. Però la gente comune, no? Cioè forse è anche un sistema di autodifesa, perché sappiamo che siamo impotenti come lo eravamo durante i bombardamenti. Non pensi a queste cose perché solo così ti autodifendi. Per quanto riguarda la prima domanda, siccome io sono testimone diretto, quando sono partiti i bombardamenti il 24 marzo del 99, ad Azastava era proibito di stare, tutti sono stati mandati a casa per i motivi di sicurezza naturalmente, e nessuno poteva immaginare che una fabbrica auto potrebbe essere un punto strategico per i bombardamenti. Un'industria automobilistica e posti di lavoro di gente comune. Per cui questo non c'entra niente con i problemi, diciamo, con il governo. Per quanto riguarda
ex presidente Milosevic. I treni, ospedali, ponti, asili nido, scuole, fabbriche, con i posti di lavoro di gente comune che voleva solo lavorare e sostenere proprie famiglie, non so come potevano essere chiamati punti strategici da bombardare, perché questa gente era senza acqua, senza corrente, senza farmaci, e ex presidente stava bene, lui non aveva problemi di farmaci e di altro. Non so se... Come è iniziato, diciamo, questa cosa tra gli operai e comunque i lavoratori della Zastava? Operai da soli si erano organizzati. Nessuno... Come puoi cacciare via un operaio che viene per stare nella sua fabbrica? Questa fabbrica era nel cuore di tutta la città, perché praticamente 2/3 della città erano legati per la Zastava. Se guardi, allora, 36.000 lavoratori, se questo fai moltiplicare per 4, che è una famiglia media, vuol dire che tutta la città praticamente viveva dalla Zastava. Tante generazioni, nonno, padre, figlio, lavoravano nella Zastava, poi tante coppie, per cui questa fabbrica stava nel cuore di tutti i cittadini. Ed era un punto anche simbolico per noi, punto più importante, perché questa era la Fiat, la Torino jugoslava. E poi la cosa molto importante è che questa città, sia prima che ancora oggi, è rimasta multietnica. Multietnica perché nel periodo in cui Zastava era un gigante forte, venivano da tutte le parti della Jugoslavia per trovare lavoro, e per questo era proprio un esempio di una convivenza multietnica. Ed era una cosa spontanea. E poi come puoi costringere 36.000 lavoratori? È una cosa assurda. Ma quando hanno bombardato c'erano delle persone proprio all'interno? Sì, c'erano, proprio vicino a un punto, vicino più o meno. È caduto un missile, per fortuna non erano morti, perché non era così vicino, però erano feriti. Ci hanno bombardata quando era festa, perché così non c'era nessuno dentro. Sì, e avevamo tante foto molto forti, tra le quali c'era una foto di uova rotte. Perché siccome la gente, non so, poi se voi occidentali potete immaginare cosa vuol dire embargo. Siccome il nostro paese era già da anni prima sotto l'embargo e mancava tutto perché eravamo chiusi in un ghetto, questo è un ghetto perché non puoi uscire, non entra niente, non entrano nemmeno le sostanze per fare i farmaci, mancava benzina, mancavano tante cose. E il sindacato aveva organizzato per distribuire uova ai lavoratori per poter colorare le uova per questa festa di Pasqua così importante. Questo era anche il modo per moralmente tenere in vita questa gente. E tutte le uova rotte lì, proprio il giorno, la notte prima della Pasqua. Perché dalle vibrazioni non c'era nemmeno un vetro, in tutto il complesso, su tante migliaia di ettari, non c'era nemmeno un vetro su nessun ufficio della Zastava. E la cosa più grave è che sono stati bombardati i centri di comando, per esempio nella verniciatura della fabbrica auto, e centri di comando della centrale termica, che contenevano un olio di raffreddamento con PCB, policlorobifenile, o come viene chiamato da noi piralene. È una sostanza molto pericolosa e tossica. È stato versato questo PCB. Il problema è che finiti i bombardamenti,
è iniziata la pioggia, perché l'atmosfera era completamente, diciamo, cambiata dalle bombe, missili. È piovuto 28 giorni in continuo. Quando questo abbiamo, di questo ne abbiamo parlato con gli esperti, ci avevano consolato dicendo che a Vietnam pioveva per 4 mesi, per cui da noi solo 28 giorni. C'erano tante alluvioni perché molte case erano senza tetto, quelle bombardate, e molti dei nostri lavoratori erano sotto alluvione, dopo tutto. Questo PCB è uscito nel fiume, questo fiumicello che vedete, che era molto alto dopo tante piogge, è andato in altri fiumi, per cui tutta la regione, non parliamo di inquinamento, poi sono venute tante delegazioni di Nazioni Unite, eccetera, e i risultati di questi esami noi non li sappiamo. E dopo il bombardamento, com'era l'umore della popolazione? Com'era umore? Cioè i sentimenti quali erano? Sentimenti, allora, gente, è la nostra segretaria che parla inglese. La gente era piena di entusiasmo perché era finito l'incubo e c'era la speranza nel futuro. C'era tanta volontà di ricostruire, di fare qualcosa per il futuro. Che purtroppo questo entusiasmo ora non c'è più, perché erano tante promesse. Il futuro è già arrivato ed è già passato. Questo è un altro discorso, non vorrei essere troppo pessimista, però ora ti interrompo, Raika, completamente cambiata. Ho bisogno di spiegare chi sono questi signori, perché è giusto che lo sappiate. Certo. No? Sazze setio da namobias ni kosso ve osso beo vai. Причем само по бардовању телке већ прати зна. Чак ми је подсетио на јас. Allora, questo signore è il rappresentante di Reggio nel Mondo, che è l'agenzia del comune di Reggio, che è... Predstavnik Reggio nel Mondo, a to je priopštini znači Reggio. Che governa tutte le relazioni internazionali della città, in pratica. I upravlja svim inostranim vezama u njihovom gradu. Piacere. E io ci ho tenuto a farlo venire perché questo è un pezzo della città. Un pezzo? Questo è un pezzo della città. Questa è la città. Senti, pezzo. Kaže, ja sam želao da ga dovedem ovde zato što ste vi deo grada. Reko, ne. Un pezzo grosso. Mi smo grad. Mi nismo deo grada. Mi nismo deo grada. Un grad je deo nas. Mi smo ovde glavni. La città è un pezzo della nostra. La città è un pezzo della nostra. Viceversa, davvero. Senza esagerare, ma è così. Giovanni. Nasuti non mi ricordo il nome, Piero invece è il presidente, sei il direttore, insomma, comunque è il rappresentante, è la mente, diciamo così, di un'iniziativa che il comune assieme ad altre associazioni fa nella nostra città, gruppi educativi territoriali fanno attività di educazione dei bambini, quelli soprattutto quelli con più difficoltà di coordinamento e di inserimento nella società. Inclusione sociale, ho capito. Sì, però... bambini disagiati, disagiati sono? Non disagiati, disagiati. Mm-hmm. E nella nostra città è... È la prima volta? Qui viene? Penso di sì. Ho incontrato l'assessore... Savelic? Poi Slavice, racconto Slavice. Allora, c'ho cose da dire a proposito. Finisco già, la signora è il braccio, invece, braccio. Io lavoro con i ragazzi da tanti anni. Questo, questo signore invece che ha la telecamera che ti fa, sta facendo senza volere un'intervista pericolosissima. No, non senza volere. È una delle persone più importanti all'interno di un'iniziativa abbastanza nuova che c'è nella nostra città. Oni è un po' una nuova iniziativa in ogni grado, cioè cameraman. Che raggruppa
una serie di gruppi di giovani che si sono riuniti per fare delle attività di cultura e di recupero storico e di iniziative così della, all'interno del centro storico della città è stata ideata questa nuova struttura che svolge le funzioni di un centro giovanile. Ho detto bene? Sì, collabora anche con la Gazzetta. Centro giovanile? Collabora anche con la Gazzetta di Reggio, che è il giornale più diffuso. Sarà Giulio Gazzetta mi sregge, con i prodavani e su novine. Da tu ce ne sto zapicci, ja sam već neki dvije rao od pričanja. Farò alcuni articoli su questa missione, no? Diciamo che anche a te avrei da dire, è per questo che sono venuto adesso, perché era un intervallo, ma abbiamo tempo domani e dopodomani e a me farebbe piacere se riuscissimo a capire. Non è un problema, perché domani viene un'altra delegazione e saremo molto impegnati, vedremo, però è un problema con il tempo. Però non so se l'assessore vi ha parlato sul centro giovanile. Andremo oggi. Quello già promosso, di quello vi ha parlato o di quello che intendono fare? Ma no, quello già non fatto. È chiaro. Quello fatto, perché ce ne sono due. Uno in prospettiva, che è stata la mia idea, con i miei amici italiani che vengono qui. E uno, un altro già promosso, che si trova presso l'orfanotrofio di Kragujevac. È quello che andiamo a vedere. E secondo me... È il pezzo più piccolo della città. Non è una cosa che sarà ricambiata, diciamo, come dovrebbe essere. Perché innanzitutto il punto dove si trova, cioè quando parli di queste cose bisogna che ci fosse un punto dove fosse accessibile a tutti. Siccome qui si tratta di una città, siccome questa città era la Zastava, e la Zastava ora è nelle condizioni disastrose, cioè la produzione simbolica, tanti problemi, questo ha portato le conseguenze a tutta la città. Per cui questa è una delle città più povere di tutto il paese, perché la Zastava è ferma, per cui tutta la città ha dei problemi. Per cui abbiamo anche i problemi di trasporto, diciamo. Per tutto questo un centro giovanile dovrebbe essere vicino al centro dove possono arrivare tutti. Secondo me quella cosa lì non è che... Se ti vengono, non so, 20 ragazzi al mese, io così vedo. Però ma poi cosa ci organizzano? Non ho detto niente. Cosa ci organizzano dentro? Questo ne parlate con l'assessore. Per quanto riguarda queste cose, noi, cioè il mio ufficio, con i nostri amici italiani, quando si sono rivolti a noi, perché noi praticamente, io gestisco le adozioni, con l'aiuto del sindacato, tutto il resto, le adozioni a distanza, che noi siamo riusciti a fare solo con il popolo italiano che era l'unico ad avere questa sensibilità. Abbiamo raccontato tutto alle delegazioni, per esempio tedesche, e tedeschi così come sono non hanno questa trasporto. Loro hanno spedito un tornio per far lavorare per noi in un modo diverso, però siccome da voi già c'era la tradizione delle adozioni a distanza, noi siamo arrivati fino a 2000 bambini e ragazzi. Ma della fabbrica, cioè bambini figli degli operai? Sì, degli operai, sì. Quindi avete dovuto cambiare la vostra dimensione sindacale e impegnarvi? Questo è un altro discorso molto lungo, perché proprio come conseguenza di tutti i problemi con l'inizio, con lo sfascio dell'ex Jugoslavia, inizio dell'embargo, praticamente il sindacato, il ruolo più significativo era il ruolo dal punto di vista umanitario. Cioè non puoi occuparti dei problemi sindacali per difendere i diritti al lavoro quando il lavoro non c'è e la gente ha bisogno di pane. Allora dovevamo pensare come dare da mangiare, come sopravvivono.
allora ruolo più umanitario che sindacale, costretti dalla situazione. E volevo dire che tutte queste associazioni che collaborano con noi italiane, siccome sono diventate, hanno avuto più rapporti, diventate note nelle loro regioni, qualche associazione ha avuto mezzi, cioè le risorse per finanziare qualche progetto. Per cui, per esempio, l'anno scorso mi è venuta l'idea, ho parlato con un'associazione, ho detto, beh, se avete qualche migliaia di euro, facciamo un centro diurno per i ragazzi handicappati. E così noi praticamente abbiamo servito al comune sia idea che progetto che finanziamenti per il centro diurno per i bambini handicappati. Che sarebbe il secondo? Altro, è sempre partito di qua, centro per i ragazzi autistici, questa idea nostra, nostri amici e nostri progetti che noi serviamo al comune. Anche negozio che sarà aperto da vendere tutti i lavori di orfanotrofio, centro anziani, sarà finanziato dai nostri amici qui, che sono amici della regione Abruzzo, che tutti erano adottanti praticamente. Due cose io ho bisogno di sapere. Allora, da noi un'altra cosa che si diceva rispetto al bombardamento della Zastava, che se ne parlava molto effettivamente, no? Magari non si parlava della città, cioè di Kragujevac non è passato in noi, però della Zastava sì, no? E si diceva che producevate armi, cioè cose per l'esercito, no? E l'altra cosa invece oggi la Zastava cosa produce effettivamente? Quali sono le prospettive? Prospettive non sono molto belle. La Zastava nel 99 aveva 36.000 lavoratori, nel 2001 cioè la Zastava è stata scomposta perché possa essere privatizzata, allora non esiste più gruppo, ma tutte le fabbriche a parte. Nel frattempo sono stati privatizzati i reparti di fucina, utensili, una piccola parte della Zastava Iveco, che è Zastava Camion, e qualche altro piccolo reparto. Tutto altro è rimasto come prima. La legge portata dal governo prevede che entro fine del 2007 tutte le imprese previste devono essere privatizzate. Da chi? Adesso privatizzate da un investitore potenziale. Adesso sono già stati acquisiti alcuni reparti da imprese, cioè alcuni reparti, sì. Solo 2-3, tutto il resto, siccome era un gigante, tutto il resto, che sono 22 reparti, è rimasto come prima. Allora, quando la Zastava è stata scomposta, da 36.000 lavoratori, 16 sono stati licenziati, 16.000. Poi c'erano step by step, licenziate qualche centinaia e centinaia. Ora proprio il processo di licenziamento volontario di 700 lavoratori su 1500 della Zastava Iveco, perché si spera che sarà privatizzata presto, nonostante che non abbiamo in vista nessun investitore né locale che straniero. Quando dico licenziamento volontario, questa è una frase che ho immaginato io. Cosa vuol dire? Vengono pubblicate le liste dei lavoratori che fra 2 anni, per esempio, andranno in pensione. Loro
non sono costretti al licenziamento, però sanno se non vanno ora e non prendono quella piccola somma di liquidazione, se l'impresa non sarà privatizzata, nella fine del 2007 sarà liquidata e rimarranno anche senza questa misera somma di liquidazione, per cui tutti decidono di autodimettersi. Il problema è che tutti quelli che sono stati licenziati con la scomposizione della zastava, che erano 16.000, e chi si era deciso in quel periodo di autodimettersi con lo stesso motivo che dicevo ora, tutte quelle somme di liquidazione sono state spese per restituire i debiti, per pagare le bolle arretrate, e tutta questa gente è rimasta senza niente. Altri che non si erano autodimessi con la liquidazione sono stati messi in evidenza di una nuova parte dell'ex gruppo che si chiama ufficio di collocamento della zastava. Attimo solo che cambio la cassetta.